Buongiorno viaggiatori. Buongiorno. Io sono Surio. Io sono Ambra. E questo è Scoprire Viaggiando, un canale dove parliamo dei nostri viaggi. Come potete vedere alle nostre spalle siamo a Legoland, più precisamente Legoland Deutschland. Una meta che insomma io ci volevo venire da quando ero bambino e finalmente alla veneranda età di non ve lo dico, sono riuscito a venirci. Niente, insomma adesso facciamo il biglietto, entriamo e vi facciamo un po' vedere il parco. Io questo video qui sarà fatto interamente con la GoPro perché onestamente non avevo sbatti di portarmi la macchina fotografica, quella grande con tutte le cose attaccate, e anche perché in un parco è più opportuno portarsi una GoPro in sostanza. Aiuto! Ambra lo svolazzo. Molto molto figo, divertentissimo. Sì, a vederlo così non è che gli daresti tanto, perché sembra easy, però è carino, divertente. Non proprio per bambini piccoli direi, eh. No, perché ti puoi ribaltare. Puoi ribaltare e puoi girare come un pazzo, se devi avere tecnica però, devi avere tecnica. Allora, qui, su questa giostra qui, dello sguaratto, la chiamerei io, si poteva scegliere il livello da 1 a 5. Ambra è subito aperta con 5. Io ho ribassato a 4 e già 4 va molto impegnativa la cosa. È stupendo! Siamo arrivati nella zona del castello, sono la zona un po' medievale. Sì. E c'è questa montagna russa, questo Feuerdrache, che Ambra è già partita in quarta, Ambra non la ferma più nessuno. Carino questo, eh? Molto, molto. La via di mezzo, se conoscete Gardaland, è una via di mezzo tra i corsari e le montagne russe. Cioè il primo pezzo è all'interno e poi dopo si esce fuori, si accelera e si esce fuori, insomma. Ok, qui siamo su un'altra attrazione. Questa è un po' più adatta agli standard di Luca. Ciao. Che sono, cioè, qui ha un po' di problemi con i rovesciamenti, queste cose qua. E niente, stiamo aspettando in coda. Qui le code non sono poi così lunghe, si smaltiscono abbastanza velocemente. E basta, ci vediamo a bordo. A few moments later. Luca, opinione a caldo. Ma è una cosa da nulla. Da nulla. Da nulla. Il Bruco Tour del Luna Park è più emozionante. Assolutamente. È più emozionante andare in macchina con Martinelli. Olè. Questo è il duplo village per i più piccoli ancora, in sostanza. E qui invece c'è la zona avventura, quindi con tutte quante le attrazioni di acqua, i corsari, gli egiziani. Vedete, lì c'è una specie di Colorado Boat con le canote che vengono issate là sopra e poi fatte cadere in una pozza d'acqua. Presumo lo faremo dopo. Luca, cosa hai vinto? Allora questo tempo l'Expedition è esattamente come gli egiziani di Gardaland, quindi hai questi carrettini che vanno piano piano e tu con le pistoline devi sparare sulle lucette e fai punti, siete in due, c'è una competizione e ha vinto Ambra questa volta. Allora, la paura venendo in questo parco è che fosse un parco esclusivamente per famiglie e per bambini. In realtà principalmente è così, ma ci sono anche diverse attrazioni che possono piacere ai più adulti, oppure a quelli che sono adulti fuori e bambini dentro. Qui siamo nell'area dei pirati. Ci sono gli squali che girano, la gente che spruzza il cannoncino d'acqua.
abbiamo deciso di fare questa attrazione dove ci si bagna parecchio. Appunto, dopo mangiato siamo un po' stanchini e quindi andiamo a vedere la zona espositiva, che è proprio al centro del parco, dove ci sono tutta una serie di palazzi, di strutture costruite chiaramente di Lego. È stata una giornata intensa, ma veramente bellissima. Io ho coronato un piccolo sogno della mia gioventù, ovvero venire appunto a Legoland. Bene ragazzi, allora, come di consueto, noi vi invitiamo a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Qui sotto in descrizione trovate appunto il bottone iscriviti, attivate la campanella in modo tale da essere notificati dei prossimi video che usciranno appunto su questo canale. Quindi da me, da Surio, da Ambra, da Luca e Marika. Ciao. E da Legoland, Deutschland è tutto. Ciao ragazzi, al prossimo video.